inizia da qua, zio, il passo. Comunque si vede che siamo delle persone originali, perché abbiamo qui un Audi S3, abbiamo qui dietro un Audi RS3, abbiamo lì dietro un Audi RS3, là in fondo un Audi RS3. Siamo tutti molto creativi con la scelta delle auto. Oh! Molto bene ragazzi, siamo alla guida. Come vedete attorno a noi c'è un panorama innevato fantastico, una strada innevata fantastica. Ovviamente sono con la mia RS3. Davanti a noi c'è un RS3 8V bella kittata con downpipe, davanti un S3 e dietro un'altra RS3, ma questa volta ABT. Praticamente oggi è il giorno di Audi. Visto che qualche giorno fa ho postato delle storie sul mio profilo Instagram esclusive, con dei video esclusivi POV ASMR bellissimi con l'Audi, raga, che vi hanno fatto impazzire. Tra l'altro queste sono le chicche che vi perdete se non mi seguite su Instagram. In questo video vorrei che la musica uscisse un po' più dai miei scarichi piuttosto che aggiungerla in post produzione. Proprio per questo ho posizionato dei microfoni in posizioni strategiche, così anche voi vi godete il sound per bene. A differenza del solito, che ci sono sempre i microfoni direzionali all'interno dell'abitacolo e quindi si sente decisamente di meno. Ovviamente... Porca vacca! Ovviamente non è il contesto in cui si va veloce, è il contesto in cui si va piano, ma lo si fa di traverso. Madò, qua è proprio neve neve, raga! Porca vacca! La difficoltà qua non è fare i tornanti, la difficoltà qua è andare dritti. Inizia da qua, zio, il passo. Va bene. È il culo che comunque va... Il mio? Madonna, ma quanto è assettato Teo con la BT. Tornantino. Devo prenderci un po' di confidenza. Ma dopo come si scende da qua, raga? Oh, si stava quasi girando. Diaz, non so se ve lo ricordate, ma la mia macchina ha anche la modalità proprio drift mode, che porta la maggior parte della trazione, in realtà poi non il 100%, al posteriore. In questo momento non è attiva, in questo momento sto utilizzando la trazione 4, quindi sono semplicemente in individual, nemmeno in RS, perché utilizzare quasi 500 cavalli in queste condizioni, raga, non ha assolutamente senso. Cioè guardate quanto bianco c'è in giro, non ci si riesce nemmeno a vedere attorno. Mamma mia, raga, ma come si può non adorarla? Appena sali sull'asfalto dopo la neve, subito senti la trazione, ma è pazzesco perché c'è davvero un divario tra il no trazione e la massima trazione che c'è sull'asfalto, che è incredibile. Pazzesca comunque l'aspirazione, fischia da morire, cioè è una roba impressionante. Oh, 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 dritto.
comunque una paura che ci siano dossi o cose strane, raga, che non avete idea, perché io ho il carbonio. E quando vedo case che salta a destra e a sinistra, tipo questo, sinceramente ho molta paura. Non riesco neanche a vedere il bordo della strada comunque, pazzesco. È divertente. Vai, lascia andare avanti voi. Ok, diciamo che perdere di vista Teo è difficile. Abbiamo un salvagente davanti. Se non avessi davanti loro, sinceramente non saprei neanche dove devo andare. Non vedo la strada, davvero. Tiriamo giù una marcia. Vai, 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 bro. Ma come si fa a non amare il 5 cilindri Audi, raga? Ma come si fa? Sono felice veramente di essere qua, perché in questi giorni c'è un bruttissimo tempo a Bergamo. Siamo stati fortunatissimi per un sacco di tempo. Mi ero praticamente abituato che ci fosse solo il sole in giro e che la pioggia non esistesse più. Pum, tutto ad un tratto pioggia. E quindi, insomma, come direbbe qualcuno, bisogna sfruttare le occasioni a proprio favore e con la neve divertirsi di conseguenza. Non so voi, ma le mie orecchie mi stanno facendo sentire un irgasm. Il passo è finito qua, cioè adesso non c'è un muro di neve. Ah, di là c'è tipo un parcheggio. Porca vacca, ma c'è la bufera. Adesso situazione delicata, non si vede la strada. Bisogna fare inversione, scendere in retromarcia. Che spettacolo, raga. Che spettacolo, veramente. Ragazzi, che dire? Spero che questo video completamente diverso rispetto al solito sia stato di vostro gradimento. Lo so che è proprio una cosa diversa, ma io, raga, mi sono divertito un mondo. Mi è piaciuto un botto e riguardarlo e montarlo è stato veramente una goduria. È proprio un'idea nata completamente a caso. Una sera con dei miei amici che sono andato a farmi un giro, ho postato quelle registrazioni su Instagram. Raga, siete tutti impazziti. No, vogliamo un video on board, vogliamo un POV di questo tipo, devi metterlo su YouTube. Insomma, il panico totale. E quindi ho scelto di fare una cosa del genere. Come vi dicevo, mi capita spesso di spoilerarvi cose anche molto grosse, anche progetti molto grossi sul mio profilo Instagram. In questo periodo, per esempio, stiamo lavorando un sacco al mio garage, perché stiamo facendo le cose pazzesche che lì vi ho spoilerato. E visto che qui siamo in quasi 900.000, tra l'altro grazie a tutti, e quindi siamo tantissimi, lì siamo molti di meno, lì diciamo che non mi faccio molti scrupoli a spoilerarvi appunto queste cose. Ci tengo veramente tantissimo, oggi più che mai. Fatemi sapere una vostra opinione qui sotto nei commenti, come vi è sembrato questo video, se vi piacerebbe averne altri, se avete delle critiche costruttive su come renderli ancora più entusiasmanti, non lo so. Insomma, ci tengo a sapere un vostro feedback qui sotto nei commenti. E noi ci rivediamo con un prossimo video, con l'aspirazione che fa stu-tu-tu-tu.